ragazze, oggi parliamo di luce pulsata, però prima di iniziare volevo dirvi che se vi piace questo trucco ho appena fatto il tutorial, quindi ve lo lascio qui. Allora, parliamo di luce pulsata. Chi non ha visto il mio video precedente ed è interessato alla luce pulsata, vi consiglio di andarlo a guardare, perché lì in quel video ho parlato delle caratteristiche, dove acquistarlo, quale ho acquistato, quale secondo me era la migliore e tutto. Quindi per le informazioni tecniche, per chi non lo sapesse, chi ancora non avesse visto il video, vada lì a vederlo. Oggi vi voglio fare un piccolo e veloce aggiornamento, veramente molto molto veloce. Allora, io sono arrivata a fare 6 sedute di luce pulsata per quanto riguarda messaggio. Vediamo chi è. Ci troviamo. Vediamo la verde insieme. Ok. Ok, la mia amica. Allora, dicevo, io fino adesso ho fatto 6 sedute di metà gamba e ascelle e 5 sedute invece di inguine, perché ho incominciato una seduta dopo. Funziona così il programma: si fanno le prime 4 sedute ogni 2 settimane, dalla quarta alla sesta, se non sbaglio, si fa, o alla settima, vabbè, comunque ogni mese, e poi dopo si fanno ogni tot appena i peli ricrescono. Comunque, io già ho fatto ogni 2 settimane, dalla quarta in poi avrei dovuto fare ogni mese, però siccome ancora non vedevo veramente dei bei risultati, ho continuato a fare ogni 2 settimane, quindi dalla quarta seduta fino alla sesta ho fatto ogni 2 settimane lo stesso, perché sinceramente per me mi sembrava un po' troppo lungo il periodo di attesa, un mese, quindi ho fatto così. Che risultati ho visto? Ho visto dei risultati. Allora, ho capito un po' questo facendo queste sedute di luce pulsata. Dovete sapere che io prima facevo il rasoio, e vai, lo so, è una pessima scelta, però per un po' di motivi per cui adesso non vi sto a spiegare, alla fine ho preferito passare definitivamente al rasoio, almeno per quanto riguardava le zone tipo le gambe e le ascelle. Invece per il resto facevo la ceretta, però ci sono alcune zone del mio corpo in cui i peli quindi sono più ispidi, un po' perché facevo prima il rasoio e anche un po' perché un po' di natura sono un po' più folti. Ho capito questa cosa. Intanto, se non lo sapete già, la luce pulsata funziona sui peli scuri e non sui peli chiari. Ma un'altra cosa che ho capito io è che funziona meglio sui peli più sottili, invece sui peli quelli più forti, più ispidi, fa più fatica, ci mette più tempo. Quindi io ho visto questo nelle gambe in cui io facevo il rasoio, sto già vedendo dei risultati, però lì erano comunque, cioè è brutto parlarne, però non erano molto sottili, molto leggeri. Però nonostante tutto, dopo 5 sedute sto iniziando a vedere veramente dei risultati, ovvero cosa vedo? Già all'inizio vedevo dei piccoli risultati, ovvero che in alcune zone mi sembrava che non crescessero più peli rispetto a prima. Adesso invece sto vedendo proprio che quasi tutta la gamba è ben diradata, nel senso che i peli crescono molto lentamente e molto molto più sottili. Poi ci sono alcune zone in cui ancora crescono come se facessi la lametta, e in alcune zone, in altre invece in un bel pezzo di gamba invece crescono proprio belli sottili sottili. E infatti io sono contenta di questo, anche perché adesso, per esempio, quando faccio il rasoio, perché prima di fare la luce pulsata bisogna fare il rasoio, quando passa il rasoio ci metto veramente 2 secondi e faccio tutta la gamba, quindi già da questo capisco che la gamba, che il pelo si sta diradando. Quindi sulle gambe sono contenta perché si stanno vedendo dei risultati. Invece all'inguine e alle ascelle sto vedendo che i risultati ancora non si vedono molto, soprattutto alle ascelle, perché adesso all'inguine inizio a notare delle zone senza peli, però ancora poche rispetto alle gambe. Alle ascelle invece ancora la situazione è ancora critica. Però c'è anche da dire che io le prime sedute le facevo a un'intensità bassa, perché nel libretto di istruzioni c'è scritto che bisogna iniziare dall'intensità più bassa di tutte e mano a mano procedere. I livelli di intensità sono da 1 a 5, quindi io facevo a 1, poi a 2 e poi basta, sono salita a 5 perché più o meno, sempre gradualmente, comunque ho visto che comunque non avevo rossori, non mi dava problemi, quindi io con la potenza massima riesco a fare tutte le zone. Ci sono alcune zone in cui sento un po' più pizzicare, quindi magari abbasso a 4, magari quelle più scure, però comunque ormai io vado a 5 su tutto il corpo.
Quindi le prime sedute secondo me sono state un po' falsate dal fatto che io non mettessi potenza 5 e quindi secondo me se la potenza è bassa non dà proprio grandi risultati. Per questo motivo sto allungando le sedute ogni 2 settimane, quindi invece di farla ogni mese come dovrei fare adesso, continuo a farla per un po' di tempo a 2 settimane. Poi penso che nella parte delle gambe tra poche sedute inizierò a farle, penso che ne farò altre 2 e poi inizierò ogni 2 settimane e poi inizierò a farle ogni mese perché comunque la situazione è ben migliorata e i peli crescono veramente più lentamente e più sottili. Invece nelle ascelle inguine penso che continuerò ogni 2 settimane. Sul libretto di istruzioni però c'è scritto assolutamente di non fare le sedute troppo spesso, quindi di aspettare almeno 2 settimane. Quindi io 2 settimane le aspetto, certamente. Anche perché poi c'è un fattore di crescita del pelo, quindi per cui bisogna aumentare l'attesa. Quindi per ora l'aggiornamento è questo, spero poi di poter vedere presto dei risultati anche nelle altre parti del corpo. E poi un'altra cosa che volevo dirvi, mi sono accorta di questa cosa dei peli sottili, ovvero che la luce pulsata riesce a debellare meglio i peli sottili, perché un giorno, dopo aver fatto la ceretta alle braccia, avevo visto che, dove io ho i peli comunque molto sottili, avevo visto che l'avevo fatta male, insomma, quel giorno là non so perché non avevo molta voglia. Avevo visto che i peli si erano un po' strappati, come se avessi fatto quasi rasoio in alcune zone. Quindi mi sono messa a passare la luce pulsata, solo una seduta. Oh, vi devo dire che da quando ho passato sulle braccia la luce pulsata, ho quasi le braccia a chiazze. O almeno per un bel periodo di tempo ho avuto le braccia a chiazze, perché subito con la prima seduta già non avevo più peli in alcune zone. Quindi adesso non so, perché io pensavo che le peli delle mie braccia fossero un po' troppo chiari per poter fare questa seduta, per poter fare la luce pulsata. Invece no, devo dire che li toglie. Comunque non lo sto facendo per le braccia perché ho paura, perché se poi passo il rasoio e metti che non funziona, dovrò andare tutta la vita con le braccia esposte, come se fosse il pelo della barba. Quindi adesso aspetto, poi casomai più avanti faccio una piccola zona, vedo se funziona vado con la luce pulsata. Comunque a me la mia priorità assolutamente è quella di rendere i peli più sottili possibili e anche se non me li toglie, renderli belli sottili, sottili, sottili in modo che non siano fastidiosi. Questo è il mio piccolo aggiornamento, spero che vi sia stato utile, se anche voi l'avete provata fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto. Ovviamente essendo un dispositivo casalingo non sarà mai, io già lo sapevo, non sarà mai come le luci pulsate che vi fanno dall'estetista, quindi in 5 sedute che ne so non avete più peli, ci vuole più tempo. Addirittura sul libretto di istruzioni c'era scritto che si arriva a farli per 2 anni. Quindi io adesso ho iniziato a dicembre, adesso siamo dicembre, gennaio, febbraio, marzo, siamo a marzo, quindi sono passati 3 mesi. Ancora ne ho di tempo da aspettare. Comunque spero che entro l'estate la situazione migliori notevolmente. E niente, spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo. Ciao!